Do la parola a Francesco e vi chiedo di fargli un grande applauso perché insomma Francesco secondo me. Ringrazio il capogruppo Lisei per il lavoro che svolge in regione per l'opposizione a Bonaccini per costruire quella che dovrà essere l'alternativa nelle prossime elezioni regionali, ecco, insieme al coordinatore regionale Barcaiolo, che quotidianamente stanno rappresentando una battaglia che qui in Emilia andrà condotta in futuro. Però ne abbiamo una nel presente, ancora più importante perché è la più vicina, è un passo di avvicinamento, è quello di restituire a Bologna un'amministrazione che possa avere delle ambizioni. Queste ambizioni Fabio Battistini le sta raccogliendo sullo stimolo che viene da un programma che è un programma che racchiude una visione. Si è richiamato piuttosto spesso questo termine anche oggi, una visione di una città, una visione di una città che si coniuga con una nazione che ha bisogno di rilancio su più piani, che ha necessità di valori comuni, di idee e di programmi che poi possano essere messi in campo e realizzati. Noi abbiamo scelto nelle cinque grandi città che vanno al voto persone che venissero dal mondo civico, non perché Fratelli d'Italia o gli altri partiti alleati non avessero persone all'altezza di raccogliere questa sfida, ma per dimostrare che siamo aperti anche ad esperienze differenti, anche a percorsi differenti, e abbiamo la voglia di mettere insieme in questa nazione le migliori qualità per poterci contrapporre a quelle forze di centrosinistra che oggi rappresentano il peggio perché non rappresentano più gli interessi del popolo e gli interessi della nazione. Da questo nasce la scelta di Fabio Battistini, da questo nasce l'energia con la quale, tu sai, Fratelli d'Italia confermerà il proprio sostegno quotidianamente in ogni angolo della città alla tua candidatura per cercare di arrivare al ballottaggio e poi vincere. Qualcuno a Bologna ci dà per spacciati, i giornali come metodo dicono hanno già perso, è un metodo che la sinistra utilizza, una sinistra litigiosa che è stata costretta a mettere insieme nella propria coalizione forze che vengono e che hanno e che dicono cose particolarmente differenze su tanti temi, quando metti insieme i renziani con il Movimento 5 Stelle, che quotidianamente hanno ricette diverse per affrontare i problemi, a nostro avviso tutte sbagliate, ma comunque tra loro non sono proprio compatibili, quindi metti insieme posizioni che non potranno essere in linea con quella che è un'idea, ripeto, la visione di una città e una qualità di crescita della stessa. Prima si ricordava il mio fraterno amico Galeazzo Bignami, persona che oggi manca, perché noi lo utilizziamo in Italia per affrontare le situazioni più difficili. Non solo è uno dei migliori parlamentari, non di Fratelli d'Italia, della Repubblica Italiana, è una persona che terrorizza evidentemente anche la sinistra, quello che è accaduto qualche giorno fa con la vicenda dell'invito alla festa dell'unità è clamoroso. Noi ci hanno invitato, hanno invitato Fratelli d'Italia, io ho scelto Galeazzo Bignami come rappresentante di Fratelli d'Italia per l'incontro con il quale dovevano confrontarsi le forze politiche sul futuro della nazione e sulle riforme. Dopodiché si è sollevato un polverone perché andava Galeazzo, che li spaventava, questa è la verità, hanno ritirato fuori argomenti desueti, non accettando il confronto sulle idee, ma accettando l'esclusione dell'avversario come unico metodo per cercare di risultare predominanti. Rinnovo la mia solidarietà umana, perché ne abbia bisogno, a Galeazzo Bignami per il ruolo che lui ha avuto in questa vicenda, perché poi è stato attaccato anche in maniera virulenta, confermandogli la piena e totale fiducia del partito, tant'è vero che oggi non è qui, ma è in Puglia a contrastare in nome della legalità che lui rappresenta meglio di altri, situazioni che purtroppo hanno visto degenerare in alcune amministrazioni la situazione del nostro garante in questo senso. Il ruolo di Fratelli d'Italia a livello locale è stato ben definito, un programma approfondito, non torno perché ieri il collega Giovanni Donzelli ha presentato insieme a voi la lista, tante persone sono qui, professionisti, mondo anche qui civico che però ha scelto di aderire alla lista di Fratelli d'Italia, persone che vengono da altre esperienze di partito che oggi vedono in Fratelli d'Italia un partito che ha nella coerenza e nella lealtà due argomenti per essere certi che quello che si dice poi venga realizzato e fatto e non è poco, e quindi scelgono di aderire alla lista
di Fratelli d'Italia. Non torno però sulla presentazione della lista, se non per un ringraziamento a tutti quelli che ci mettono la faccia, a tutti quelli che si batteranno in queste ore, per fare di Fratelli d'Italia un protagonista. Io dico, la concorrenza è con la sinistra, gli avversari stanno dall'altra parte, però è evidente che un po' di concorrenza anche all'interno della coalizione è legittima, e quindi diciamo il nostro risultato utile è quello di vincere, ma possibilmente arrivare anche quindi come partito, è una sfida che anche gli altri immagino interpreteranno con lo stesso nostro modello. Il programma che è stato presentato è eccezionale, una qualità che è stata riassunta, poi faranno un bignami, perché se tutti i nostri elettori dovranno leggere le 100 pagine probabilmente non potranno essere in piazza a convincere altri, ma le parole di Lisei potranno essere sinteticamente riassunte in schede, poi chi vuole approfondire i singoli argomenti lo potrà fare. È un lavoro di squadra, non è fatto da una persona che si mette lì e dice so tutto io, oppure un libro che ti dà le ricette ideologicamente poste all'attenzione dell'opinione pubblica. È un programma costruito dal basso, con il coinvolgimento di associazioni, di persone, di dipartimenti, di confronto, con un partito all'antica, perché noi siamo un partito all'antica, siamo un partito che ancora parla con la gente, che ancora ascolta i commercianti, che ancora ascolta le partite IVA, che ancora ascolta le categorie del turismo, che ancora ascolta chi ha bisogno, i poveri, le persone che hanno e vogliono che si trovino delle soluzioni reali, e dico questo per una ragione specifica, e lì se ne trovano tante di ricette vincenti, e quindi sono certo che questo contributo alla nuova amministrazione di Bologna sarà decisivo. Perché la presenza di un capogruppo alla Camera può avere rilevanza? Perché noi abbiamo l'ambizione, prima o poi ci faranno votare anche a livello nazionale, di tornare al governo di questa nazione, di poter avere tante città che strutturano l'Italia. È il paese dei campanili, non è il paese delle regioni, è il paese dei campanili, delle città, delle torri che qui a Bologna sono presenti, ma insomma è l'insieme di quelle tradizioni, di quelle capacità che vanno messe insieme in un sistema, nel sistema Italia, un marchio potentissimo che è stato sottovalutato spesso e che può tornare protagonista se noi abbiamo bravi amministratori su tutto il territorio. Però vogliamo coniugare che quelle cose che stanno scritte in quel programma possono essere fatte in parte a livello amministrativo, ma dall'altra hanno bisogno e necessità di un supporto anche normativo a livello nazionale che renda forte l'azione amministrativa e in grado di essere realizzata. Ci sono alcuni temi, io dicevo prima, noi ascoltiamo i poveri, quelli che non ce la fanno, e penso che ci sia tra loro tanta gente come i lavoratori dell'Embraco. Vi racconto questo episodio. Sono andato a Torino per l'Embraco è un'azienda molto importante, italiana, un marchio italiano di compressori, che aveva 400 lavoratori. Questa azienda è stata chiusa il 23 di luglio, sono andati tutti a casa. Mi ha colpito molto la affermazione di un operaio che mi ha detto: io lo so che se vado a casa mi daranno il reddito di cittadinanza, lo so bene, ma che gli racconto ai miei figli quando mi chiedono come lo guadagno il reddito di cittadinanza? Ecco, tanta gente in Italia ha dignità, tanta gente vuole lavoro, tanta gente vuole lavoro e si ritrova invece una droga di Stato, un megatone di Stato che tiene in piedi e compra il voto. Noi abbiamo sovrapposto i dati del Movimento 5 Stelle in Italia al reddito di cittadinanza. Più reddito di cittadinanza, più il Movimento 5 Stelle raccoglie consensi. Comprano voti attraverso questo strumento e bisogna dirlo, comprano i voti in maniera generalizzata, non solo da chi ha bisogno, comprano i voti da persone come quella che è stata arrestata questa mattina qui a Bologna, che spacciava, che non è stato avviato al lavoro, come dice il lancio di agenzia di Carabinieri, il suo avviamento lavoro è stato quello di smettere di lavorare perché aveva il reddito di cittadinanza come base e farsi trovare con 40 grammi di cocaina a casa che spacciava dal momento in cui percepì il reddito di cittadinanza. E non è il primo, perché qui a Bologna alcuni mesi fa altri spacciatori erano stati arrestati con lo stesso tipo di accusa. E allora io invito il futuro sindaco e i nostri amministratori a fare quello che il governo non ha fatto, a controllare coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, perché non solo va a delinquenti, ma va anche a tanta gente quotidianamente che lo percepisce senza averne diritto, e non è che percepisce soldi che noi creiamo con l'edificio del Monopoli. Questi soldi sono quelli che i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori, le partite IVA, il mondo del lavoro pubblico produce ogni giorno con il proprio lavoro e con la propria fatica, e queste persone ogni giorno lavorano parte della loro quotidianità per pagare il reddito di cittadinanza ad altri, e non serve al lavoro per
che è una droga di Stato che ha avvelenato l'economia nazionale, perché quest'estate il mondo del turismo ha sofferto, il mondo della ristorazione ha sofferto perché non trova gente disposta ad andare a lavorare in regola. Ti dicevano al massimo vengo, ma vengo in nero perché non ho intenzione di perdere un privilegio che mi è stato attribuito e che spesso sanno anche di non aver motivo di avere, visto che potrebbero in alternativa a lavorare. Lo si è fatto per il sud, per aiutare il sud, no, lì è ancora peggio, perché mentre qui il salario è un po' più alto e quindi qualcuno a lavorare ci va, nel sud non trovi più nessuno e ci sono dei dati spaventosi. Nella sola provincia di Napoli, nella sola provincia, ci sono un numero di percettori di reddito di cittadinanza uguale a tutta la Lombardia. Nella regione Campania ci sono un numero di percettori di reddito di cittadinanza identico a tutto quello che viene percepito nel nord Italia, che come sapete ha una popolazione molto superiore al resto della nazione. Allora noi vogliamo cancellare la cittadinanza, ma nello stesso tempo avere degli ammortizzatori per chi è povero e non può lavorare, che sono quelli che vanno aiutati. Sono i disabili, sono le famiglie dei disabili, sono coloro che non hanno la possibilità di trovare lavoro. Con la cittadinanza è stato dato lavoro solo ai navigator, quelli che da disoccupati devono trovare lavoro altri. Pensate che paradosso irrealizzabile. Noi abbiamo oggi un governo che non è in grado di rendere giustizia non solo ai cittadini italiani. Lui dice: io sono favorevole all'immigrazione. Chiariamo, io sono favorevole all'immigrazione regolare, dove tu accogli delle persone di cui hai bisogno e che accogli avendo la certezza che loro abbiano i tuoi stessi diritti, ma soprattutto i tuoi stessi doveri, perché vengono all'interno di una nazione nella quale devono trovare regole e certezze. Noi abbiamo una nazione nella quale non me ne vorrà il presidente Draghi, ha detto: la Lamorgese è un ministro fantastico. La Lamorgese è un ministro che controlla gli italiani onesti e fa entrare in Italia migliaia di clandestini ogni giorno. Noi abbiamo un tasso di crescita dell'immigrazione clandestina in Italia: 2019 11.000 ingressi, 2020 32.000, 2021 saranno 62.000 gli ingressi illegali all'interno della nostra nazione, provenienti dall'Africa. Qui ragioniamo, vaccino sì, vaccino no, qualcuno parlava della cosiddetta immunità di gregge, significa più vaccinati ci sono e più siamo tranquilli. In Africa sono il 2% dei vaccinati. Se tu fai entrare gli immigrati clandestini trovi come nell'hotspot di Taranto, dove il 10-12% degli immigrati è positivo. Quindi noi facciamo un grande sforzo di controllo per gli italiani, abbiamo visto i droni sulle spiagge, la regione Lazio ha messo i droni sulle spiagge a controllare i bagnanti, non sono stati in grado di mettere gli stessi strumenti di controllo, come noi chiediamo, per evitare che si entri illegalmente nel paese. E lo dico non solo per i cittadini italiani, ma per i tanti immigrati regolari che lavorano tutti i giorni, che sono più innervositi dalla presenza di persone che invece vengono fatte venire in Italia, non hanno la possibilità di lavorare, di lavorare regolarmente, vengono messi per strada a prostituirsi o a spacciare droga, e poi le persone ovviamente hanno anche atti di ostilità rispetto agli immigrati in senso generale. Quindi va ricostruito una cultura della pragmatica, dell'attenzione e del rispetto ad alcune regole che devono valere per tutti. In questa nazione normale possono crescere le buone azioni di carattere politico nazionale e di carattere amministrativo, per esempio sulle vicende delle imposizioni fiscali. Noi dobbiamo continuare a sostenere con grande serenità che vanno abbattute le tasse, che va messa in condizione l'impresa di essere rilanciata in Italia. Perché? Perché crea lavoro. Ed è questo quello di cui c'è bisogno. C'è bisogno di lavoro, non di assistenzialismo. Perché i soldi, se nessuno produce, prima o poi finiscono. E questo dato si scontra con un dato emergente, che è il debito pubblico più alto del mondo dopo il Giappone, dove però la gente lì lavora a prescindere, come sapete, e rifiuta la cultura dell'assistenzialismo che invece in Italia sta diventando una abitudine. Ecco, nell'amministrazione Lepore si metterebbero insieme le persone che hanno la volontà di cancellare il reddito di cittadinanza a chiacchiere, perché solo Fratelli d'Italia ha votato contro il reddito di cittadinanza e ha votato contro il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, avvenuto adesso 8 miliardi l'anno buttati in questo strumento. Gli altri partiti, chi non modo, chi non l'altro, hanno sostenuto questo provvedimento, alcuni tra questi sono pentiti, i renziani sono pentiti, il Movimento 5 Stelle invece dice è una cosa che salva tutti. Tutti insieme non sono in grado di governare a livello nazionale, stiamo vedendo i primi esiti di questo malgoverno, ci si comincia a rendere conto che anche il governo Draghi, dal mio punto di vista,
era fumo negli occhi all'opinione pubblica, nel senso, hanno preso una persona credibile, l'hanno messa in un posto, adesso è costretto a fare conferenze stampa nelle quali un po' modello Conte lancia perentorie affermazioni come quella sul Green Pass del 22 di luglio, a raccontare agli italiani che il Green Pass mette in sicurezza i cittadini dal contagio, dalla possibilità di contagiarsi e di contagiare. Un falso. Cioè un Presidente del Consiglio va e racconta, come faceva Conte, una verità che non è vera. Conte parlava di bazooka per salvare l'economia, ecco Draghi ha detto col Green Pass state tranquilli, allora la gente non mette più la mascherina che è l'elemento di controllo principale, non sanifica, sono a contatto l'uno con l'altro e rischia ovviamente di aumentare il contagio. Sulla vicenda non torno perché è stato oggetto di polemiche dell'inutilità del Green Pass, lo faremo in aula nei prossimi giorni, ad oggi sappiamo che porta danni all'economia e non porta alcun beneficio, se non l'induzione surrettizia alla vaccinazione, che però non sta cogliendo l'obiettivo principale, quello di vaccinare le persone sopra i 50 anni, perché quelli sopra i 50 anni all'inizio del Green Pass erano 4 milioni che non si erano vaccinati, solo l'1% in più per chi ha più di 60 anni, il 4% in più si è vaccinato. Chi hanno vaccinato? I giovani, i giovanissimi, che insomma tra tutti erano quelli che avevano meno bisogno di vaccino, visto che contagiano e sono contagiabili. Fortunatamente non muoiono e non vanno in terapia intensiva quasi mai, questo è un vantaggio che abbiamo. Quindi noi ci impegneremo in questa campagna elettorale, sarà presente ovviamente Giorgia Meloni, che in questi anni ha dimostrato tante cose. Quella di essere coraggiosa, di aver fondato un partito mettendo a rischio la sua rielezione, di essere coerente. Quando uno sente Giorgia Meloni che fa un'affermazione, sa che quell'affermazione lei si avrà la possibilità di mettere in pratica, non fa intrugli, non ha atteggiamenti trasformistici. Qualcuno ci ha detto, voi crescete perché state all'opposizione. Se fosse così vantaggioso stare all'opposizione, uno non andrebbe al governo, no? Questo è un dato che non si farebbero le campagne elettorali per vincere, ma per perdere, così aumenti il tuo spazio di crescita. In realtà noi cresciamo perché abbiamo saputo ben rappresentare le persone, quando trattano con Fratelli d'Italia sanno che possono con noi costruire un percorso che mira in alto, mira a ridare alla nostra nazione quella dignità che per storia, per qualità, per capacità e per potenzialità merita e che si potrà raggiungere avendo un governo che rimetterà insieme, io spero ben presto, tutte le forze del centrodestra anche a quel livello, ma che intanto ha raggiunto il risultato di mettere insieme tutte le forze intorno a Fabio Battistini per vincere a Bologna. L'ultimo passaggio lo faccio solo sui quartieri, perché io credo che sia essenziale battere la sinistra dove, non è che i quartieri abbiano una importanza eccezionale, no? Come sono strutturati, anche su questo credo che qui dovrete lavorare su una riforma per decidere se servono e se servono dargli maggiori poteri oppure riassorbirli nella macchina amministrativa, ma al di là della riforma bisogna provare a battere la sinistra anche lì. Ora, siccome si è scelto, non per responsabilità di Fratelli d'Italia che voleva andare anche lì con tutte le forze insieme, di andare separati, io credo di poter ribadire con una certa chiarezza che Fratelli d'Italia è l'unico partito che a livello di quartieri può battere la sinistra. E quindi invito anche gli amici che a livello comunale sceglieranno altri movimenti sui quartieri a concentrarsi sui presidenti di Fratelli d'Italia per battere la sinistra. In questo caso sono io che richiamo al voto utile a battere la sinistra, che qui a Bologna insomma ha un sapore anche più bello e più nobile che in altre città. Grazie.